piace l'inverno, vero? Veramente no. È proprio strano. Cucamelon compresso e sottaceto, neve di latte e merletto carbonizzato. Grazie. Buon appetito. Ah, è una costante ossessiva questa della neve. Come un'epidemia, nessuno ne è immune. Senti un retrogusto di capra. Giusto alla fine, caprotto. Ha parlato di latte, forse è quello. Ma non ha detto di che tipo. No, infatti. Voglio sentire il lancio del tuo programma, ma prima vorrei dirti grazie. Per gli ultimi 2 anni questa opportunità è stata... La migliore della tua vita e brindiamo a molto. Sto cercando di fare un brindisi di addio, lasciamelo fare, per favore. Non è vero, non è vero. Sì, invece. Sto per iniziare un nuovo lavoro. Mia madre mi ha trovato un posto alla Sony, te l'ho detto 2 settimane fa. Tieni il telefono. Ecco la carta di credito della società. Non è trasferibile. La chiave della tua casa di Los Angeles. Non ho tasche. E del tuo appartamento a New York e dell'altro appartamento a New York di cui tua moglie non sa. Come sta Amanda? Prendile perché non ci sarò lunedì. Volete farlo, raccontare delle nostre vite, così? Siamo intimi? Anch'io voglio, ma non si deve. Bisogna proprio? Beh, non bene, Bryce, ok? Tra me e Amanda non va bene. Per colpa tua? No, è stata colpa sua, mi ha fatto scrivere a una sua collega. Sì, cazzo, certo che è mia la colpa. Sono uno stronzo. Però abbiamo il lavoro. Abbiamo il lavoro? E il lavoro e i soldi. Sì, bello. Mm-hmm. Sì, bello. Siamo patetici, vero? Oh mio Dio, che qualcuno ci spari. Ecco qua, Toma. No, i suoi spariti. No, perché studio. No, i suoi studi. No, vogliono cosa? No, non voglio prendere. Sai che ti dico? Voglio annegarci dentro. Allora, è lo stesso? Se non sono coinvolta quanto te. No, no, è lo stesso. Sei la più chic che c'è qui. Ok. Cos'è questo interesse per il cibo? Non lo so, credo sia come chi idolatra gli atleti, i musicisti, i pittori, roba così. Sì, quelli per me sono idioti, cosa fanno non importa, giocano con palloni, ukulele e stronzate così. Gli chef giocano con la materia grezza della vita stessa e della morte stessa. Insomma, ho visto ogni cazzo di episodio di Chef's Table 2 o 3 volte, ho visto quello di Slowick 20 volte, l'ho visto spiegare l'esatto momento in cui una fragola verde è perfettamente acerba, l'ho visto impiattare una capasanta cruda mentre contrae il muscolo per l'ultima volta. È arte sull'orlo dell'abisso ed è lì che opera anche Dio. È lo stesso. Ti sei espresso benissimo, Tyler. Smettila, no? No, dico sul serio. Credo di iniziare a intuire. Davvero? Sì, un pochino.